Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un optional che è diventato obbligatorio nel tempo. È un optional che ormai c'è in tutte le automobili per una questione di legge. A causa delle normative europee sull'inquinamento, abbiamo le automobili che hanno un sacco di dispositivi per inquinare meno, tra cui la AdBlue, il DPF, il FAP, eccetera, eccetera. Ma c'è anche questo dispositivo, che è lo start and stop. Cosa fa di mestiere? Il suo mestiere è spegnere l'automobile, tenerla comunque attiva, se abbiamo la radio accesa, se abbiamo tutte le cose accese, è come se avessimo la chiave girata sull'avviamento. L'auto si spegne per avere dei consumi minori e per avere l'abbattimento sulle emissioni. Le problematiche sono diverse. I vantaggi li abbiamo praticamente già detti, perché dipende dove la utilizziamo. Se siamo delle persone che lavorano viaggiando, viaggiamo un sacco con la macchina e facciamo tanto percorso autostradale, questo dispositivo si attiverà molto meno perché entra in funzionamento in quei casi in cui noi ci fermiamo, abbiamo la macchina in folle e lasciamo proprio il piede dalla frizione. Perché anche soltanto una piccola pressione, come può essere questa di appoggio del piede, l'automobile tramite il suo computerino ci dirà di lasciare il pedale dalla frizione per attivare lo start and stop. Solitamente c'è un tasto come questo che quando accendiamo l'automobile l'abbiamo inserito, quindi una volta che ci fermiamo dopo un tratto di strada, se le condizioni sono corrette, quindi ad esempio non si attiva quando abbiamo l'aria condizionata accesa a manetta, oppure si attiva un po' dopo per una questione di ricarica della batteria. Magari la macchina sta consumando tanta energia e lui sa da solo che non conviene fermare e stoppare l'auto perché si scaricherebbe troppo la batteria. Infatti dal computer vi dà priorità comfort termico. Se la macchina sente che andrà a consumare un sacco la batteria, allora non attiverà lo start and stop. C'è sempre un pulsante del genere nelle automobili, nel mio caso è qui sulla plancia centrale, e se io lo spingo lo disattivo. Quindi in questo modo lo start and stop non si attiverà, quindi la macchina quando mi fermerò non si spegnerà. Quali sono i punti a sfavore che secondo me coprono pesantemente il concetto di risparmio dalle altre parti? Se pensate che quando io accendo la macchina, parto e arrivo in un posto, ho acceso la macchina una volta sola, arrivo nel posto, la spengo, ovviamente il mio motorino d'avviamento sarà sottoposto a sforzo, che ovviamente è stato inventato apposta, quindi resiste a quegli sforzi lì, una volta sola, quindi sarà attivato una sola volta. Se io durante la strada incontro tre semafori e la macchina si spegne, il mio viaggio lo utilizzo 3-4 volte. I motorini d'avviamento comunque si usurano nel tempo, lo sappiamo perché se io stesso l'ho sostituito nella mia precedente automobile, ha una durata di chiamo 5 anni, in alcuni casi anche 10, però effettivamente se io percorro percorsi in cui mi fermo spesso, quindi città, traffico, eccetera, e l'auto si spegne spesso, se io in un viaggio prima accendevo la macchina una volta sola, adesso l'accendo 4 volte, il motorino d'avviamento mi dura praticamente 4 volte di meno in sostanza. Quindi magari devo cambiare il motorino d'avviamento anziché ogni 5-6 anni, ogni 2. È vero che è una parte resistente, ma è anche vero che è sottoposta ad usura pesante. All'interno praticamente ci sono dei magneti fatto come un trapano, è proprio un motorino elettrico e quindi ci sono le spazzole, quindi se si usura un po' tutto. Non si sostituiscono le parti, quindi non si rigenera più il pezzo, ma si compra direttamente il pezzo nuovo, quindi 300-400 euro di ricambio. E questo è una parte. Parliamo poi delle batterie. Le batterie e delle auto moderne che devono sopportare questo tipo di congegno, oltre a tutta l'elettronica in più che è stata inserita negli anni, ovviamente sono migliorate tantissimo a livello di portata, tensione, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente sono fatte apposta. Ma durano comunque molto di meno, perché una batteria che utilizza molto spesso questo congegno qui, un conto che non lo utilizziamo, ma se lo utilizziamo spesso, la macchina fondamentalmente rimane attiva con radio accesa, riscaldamento acceso, con aria condizionata, cioè sempre pronta, più tutta la scarica che deve dare per l'accensione dell'automobile ancora, è sempre sotto torchio questa batteria, quindi le batterie durano molto molto meno. Questo riguarda le auto di lusso come le auto economiche, sempre tenendo conto che utilizzate questo optional spesso. Cioè, se siete in città, vivete in una città come Milano, che magari è piena di semafori, eccetera, eccetera, non lo disattivate e lo utilizzate sempre. La macchina si accende e si spegne continuamente. Un altro fattore che ovviamente non ne teniamo conto perché magari non lo sappiamo, non ci facciamo caso, noi pensiamo soltanto al motorino d'avviamento perché lo sentiamo che si accende e pensiamo alla batteria perché effettivamente rimane tutto acceso in questo modo e quindi abbiamo un consumo di batteria che lo vediamo proprio. Ma una cosa che non pensiamo è al circuito dell'olio, ad esempio, al circuito di raffreddamento. Noi accendiamo
spegniamo un motore di botto 5 volte per ogni tratto, 4-5 volte per ogni tratto di strada che facciamo al mattino. Questo sicuramente per la pressione dell'olio, l'olio, il raffreddamento eccetera, non è una cosa buona, perché a un certo punto noi spegniamo la macchina, invece di spegnerla per un periodo di tempo per permettere all'auto di raffreddarsi di nuovo, poi la riaccendiamo, quindi si deve riscaldare eccetera eccetera, noi la spegniamo e dopo magari 20 secondi boom la riaccendiamo, poi prendiamo un altro semaforo, la rispegniamo, la riaccendiamo. Questa cosa qui per il motore è veramente veramente deleteria. Noi non ci pensiamo perché non siamo abituati a pensare al circuito dell'olio, alla pressione che c'è nel circuito dell'olio, al raffreddamento. Queste cose qui ne teniamo poco conto. In realtà quello è uno dei danni più grossi che fa questo aggeggio qua, perché dare degli scossoni così al motore di acceso spento non fa sicuramente bene. Questo optional qua, quindi, per le spese che potrebbe comportare nel tempo di batterie sostituite prima, motorini d'avviamento sostituiti prima, lasciamo perdere il costo che poi sostituire una batteria nelle auto nuove costa un pacco di soldi, il motorino d'avviamento costa 300-400 euro più la manodopera ovviamente, quindi tutta questa cosa qui a livello di ho risparmiato il 10% di benzina è abbastanza folle. A livello di impatto ambientale è folle anche lì, perché comunque più batterie, più motorini d'avviamento comporta più quindi ricambi, e le aziende producono questi materiali ovviamente non sono gratis e hanno un impatto ambientale. Si può disattivare da centralina, bisogna andare da chi rimappa le centraline e lo spegne da centralina. Non si può fare il reverse, quindi non possiamo fare in modo che l'auto si accenda e sia già disattivato e noi possiamo attivarlo col pulsante. Questa cosa non si può fare, quindi una volta che andate in un'officina, magari che ne so, rimappate la centralina, gli fate anche disattivare questo se lo volete disattivare. L'operazione ovviamente è illegale, come è illegale praticamente qualsiasi cosa, qualsiasi modifica da fare sull'automobile, come ad esempio lampadina LED, start and stop, togliere la AdBlue, togliere il FAP eccetera eccetera, però se lo volete fare ovviamente nessuno ve lo impedisce e le officine lo fanno. Ripeto, l'operazione è comunque illegale, perché qualsiasi modifica noi facciamo all'automobile è praticamente illegale a livello di elettronica e a livello di modifiche del motore eccetera eccetera, è tutto quello che modifica le prestazioni. Io di mio lo disattivo quasi sempre, cioè a volte mi dimentico, quando arrivo a un semaforo e mi accorgo che è inserito lo disinserisco spingendo il bottone. Ormai non ci faccio più caso, è diventata un'abitudine, quindi non è fastidioso farlo, perché ho la mano sul pomello delle marce e faccio semplicemente così, quindi non ci vuole proprio niente, sembra chissà cosa, ma non è scomodo eccetera eccetera. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, immagino che sarà argomento di discussione, perché molti di voi anche hanno scritto in altri video in cui accennavo a questo start and stop e sono a favore di questo optional. Vi ricordo che in descrizione trovate un sacco di cose da poter utilizzare per la vostra automobile, avete anche il link del mio sito internet in cui troverete una raccolta di video e link per la manutenzione dell'auto e quant'altro. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like, seguitemi anche su TikTok, Facebook e Instagram, che anche lì posterò un sacco di video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao.